ho l'onore di rappresentare per conto del moderatore Pastore Eugenio Bernardini, ha tenuto in questo progetto sin dall'inizio e ha pensato che crederci significasse impegnarsi. Tavola Valdese ha, grazie agli italiani, la fortuna di disporre di alcune risorse. È, come è noto, noto per mille che la Chiesa Valdese riceve da parte dello Stato viene destinato esclusivamente per finalità di ordine sociale, non una mera valuta. E quindi di fronte alla tragedia di Lampedusa, alla tragedia dei morti in mare, alla tragedia dell'Europa incapace di dare una risposta, di fronte a queste immagini la Chiesa Valdese ha avuto poca esitazione da ritenere di doversi impegnare in un grande progetto a sostegno di migrazioni regolari, di migrazioni in sicurezza, di migrazioni umanitarie. E qui è nata questa avventura ecumenica che oggi celebriamo. Si ricordava prima Isaia, io lo ricordavo anche l'Esodo, è il Mar Rosso che si apre e fa passare i carri dei perseguitati. È un'immagine bella, un'immagine di liberazione che ricorda il nostro corridoio umanitario. La guerra continua, la guerra, le ragioni che determinano la fuga dei profughi continuano, eppure siamo riusciti ad aprire queste acque e a far passare queste oggi 93 persone, qualche giorno fa 4, nei prossimi mesi speriamo 1000 e speriamo che l'Europa ci segua e davvero voglia replicare questa esperienza e questa modalità di lavoro. Infine, come dire, tre ragioni per cui oggi è davvero un giorno da celebrare. È un giorno da celebrare per la coscienza dei cristiani che fanno qualcosa di utile per il prossimo, il loro mestiere, in fin dei conti. Vorrei dire che è una giornata da celebrare perché la società civile si è mossa, certamente con il consenso delle istituzioni, ma non saremmo qui senza ciò che associazioni, chiese, piccole realtà di gruppo, realtà di base fanno in Italia, in Libano, in Marocco e in altri paesi. E in terzo luogo un'occasione da celebrare, perché oggi riconosciamo un'Europa che ci piace, un'Europa che non è centrata, che non ha come suo simbolo un muro, ma un'Europa che invece sa accettare un ponte. Ed è questa l'Europa che noi vogliamo accolga oggi i nostri 93 profughi dalla Siria.